Kettlebell snatch. Lo snatch, a differenza del clean, prevede di arrivare con il braccio direttamente in overhead, in lockout position. La posizione è sempre quella dello swing, farò il mio back swing e poi porto direttamente il kettlebell sopra la testa col braccio disteso. Ritorno, back swing e su. Torno e su. Ancora uno. E riaccompagno. È uno swing in cui è necessario dare un po' più di forza con il colpo d'anca. La traiettoria non prevede di tenere sempre il braccio completamente teso, ma prevede ad un certo punto di piegare leggermente il gomito in modo da dare un impulso al kettlebell per andare a finire in alto. Il kettlebell non deve ruotare attorno al polso, ma deve essere la mano che ruota attorno al kettlebell. Per cui non deve succedere questo. Non è il punto fisso, non è la maniglia e non è il kettlebell che gira attorno alla maniglia. Il punto fisso è il kettlebell e sono io che giro attorno a lui. Faccio vedere. Se io tenessi il braccio teso, guardate cosa succederebbe. Il kettlebell arriva in modo più brusco, va a sbattere contro il polso. Lo rifaccio. Invece il braccio andrà leggermente piegato ad un certo punto, con una piccola gomitata. In questo modo l'arrivo del kettlebell è molto più dolce e non sbatte sul braccio, sull'avambraccio.